Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli, in questa vigilia pasquale, nella quale Gesù Cristo nostro Signore passò dalla morte alla vita, la Chiesa diffusa su tutta la terra chiama i suoi figli a vegliare in preghiera. Rivivremo la Pasqua del Signore nell'ascolto della parola e nella partecipazione ai sacramenti. Cristo risorto confermerà in noi la speranza di partecipare alla sua vittoria sulla morte e di vivere con Lui in Dio Padre. Esulti il cuore degli angeli, esulti l'assemblea celeste, un inno di gloria saluti il trionfo del Signore risorto. Gioisca inondata da così grande splendore, la luce del Re eterno ha vinto le tenebre del mondo. Gioisca la Madre Chiesa splendente della gloria del suo Signore, e questo tempio tutto risuoni per le acclamazioni del popolo in festa.
E voi, fratelli carissimi, radunate nella solare chiarezza di questa nuova luce, invocate con me la misericordia di Dio Onnipotente, Egli che mi ha chiamato senza alcun merito nel numero dei Suoi ministri, irradi il Suo mirabile fulgore perché sia piena e perfetta la lode di questo cielo. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendete grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta esprimere con il canto l'esultanza dello Spirito e inneggiare al Dio invisibile, Padre onnipotente, e al suo unico Figlio Gesù Cristo nostro Signore. Egli ha pagato per noi all'Eterno Padre il debito di Adamo e con il sangue sparso per la nostra salvezza ha conciliato la condanna della colpa antica, ha cancellato la condanna della colpa antica. Questa è la vera Pasqua in cui è ucciso il vero agnello che con il suo sangue consacra la casa dei fedeli. Questa è la notte in cui ha liberato i figli di Israele, nostri padri, dalla schiavitù dell'Egitto e li hai fatti passare illesi attraverso il Mar Rosso. Questa è la notte in cui hai vinto le tenebre del peccato, con lo splendore della colonna di fuoco. Questa è la notte che salva su tutta la terra i credenti nel Cristo, dalla oscurità del peccato e dalla corruzione del mondo. Li consacra all'amore del Padre e li unisce nella comunione dei santi. Questa è la notte in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte, risorge vincitore dal peccato. Nessun vantaggio per noi essere nati in Lui se Lui non ci avesse redenti. O immensità del tuo amore per noi, o inestimabile segno di bontà, per riscattare lo schiavo hai sacrificato il tuo figlio. Davvero era necessario il peccato di Adamo che è stato distrutto con la morte di Cristo, felice colpa che meritò di avere un così grande Redentore. O notte beata, tu sola hai meritato di conoscere il tempo e l'ora in cui Cristo è risorto dagli inferi. Di questa notte è stato scritto: la notte splenderà come il giorno e così sarà fonte di luce per la mia delizia. Il santo mistero di questa notte sconfigge il male, lava le colpe, restituisce l'innocenza ai peccatori, la gioia agli afflitti, dissipa l'odio, piega la durezza dei cuori, promuove la concordia e la pace. O notte veramente gloriosa che ricongiunge la terra al cielo e l'uomo al suo creatore. In questa notte di grazia accoglie, Padre Santo, il sacrificio di lode che la Chiesa ti offre per mano dei suoi ministri nella solenne liturgia del cero, frutto del lavoro delle ape, simbolo della nuova luce. Riconosciamo nella colonna dell'Esodo gli antichi presagi di questo lume pasquale che un fuoco ardente ha acceso in onore di Dio. Pur diviso in tante fiammelle, non estingue il suo vivo splendore, ma si accresce nel consumarsi della cera che l'ape madre ha prodotto per alimentare questa preziosa lampada. Ti preghiamo dunque, o Signore, che questo cero, offerto in onore del tuo nome per illuminare l'oscurità di questa notte, risplenda di luce che mai si spegne. Salga a te come profumo soave, si confonda con le stelle del cielo. Lo trovi acceso la stella del mattino, quella stella che non conosce tramonto, Cristo tuo Figlio che risuscitato dai morti fa risplendere sugli uomini la tua luce serena
e vive e regna nei secoli dei secoli. Fratelli carissimi, ascoltiamo ora in devoto raccoglimento la parola di Dio. Meditiamo come nell'antica alleanza Dio salvò il suo popolo e nella pienezza dei tempi ha inviato il suo Figlio per la nostra redenzione. Preghiamo perché Dio nostro Padre conduca a compimento quest'opera di salvezza incominciata con la Pasqua. Dal libro della Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme, saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. Parola di Dio. Manda il tuo spirito, Signore. Benedici il Signore, anima mia, sei tanto grande, Signore mio Dio, sei rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto. Egli fondò la terra sulle sue basi, non potrà mai vacillare. Tu l'hai coperta con l'oceano come una veste, al di sopra dei monti stavano le acque. Mandi nelle valli acque sorgive perché scorrano tra i monti. In alto abitano gli uccelli del cielo e cantano tra le fronde. Dalle tue dimore tu irrighi i monti, e con il frutto delle tue opere si sazia la terra. Tu fai crescere l'erba per il bestiame e le piante che l'uomo coltiva per trarre cibo dalla terra. Amen.
Tante sono le tue opere, Signore, le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature. Benedici il Signore, anima mia. Dio che in modo mirabile ci hai creati a tua immagine e in modo più mirabile ci hai rinnovati e redenti, fa che resistiamo con la forza dello Spirito alle seduzioni del peccato per giungere alla gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Dal libro della Genesi. In quei giorni Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, rispose, eccomi, riprese, prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moira e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna. Poi Abramo stese le mani e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: eccomi. L'angelo disse: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizione e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà della città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Parola di Dio. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Signore, è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
Dio Padre dei credenti, che estendendo a tutti gli uomini il dono dell'adozione filiale, moltiplichi in tutta la terra i tuoi figli, e nel sacramento pasquale del battesimo adempi la promessa fatta ad Abramo di renderlo padre di tutte le nazioni. Concedi al tuo popolo di rispondere degnamente alla grazia della tua chiamata. Per Cristo nostro Signore. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè: perché gride verso di me? Ordina agli israeliti di riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividelo, perché gli israeliti entrano nel mare all'asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli egiziani, così che entrano dietro di loro e io dimostri la mia gloria sul faraone e su tutto il suo esercito, sui suoi carri e sui suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore quando dimostrerò la mia gloria contro il faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri. L'angelo di Dio che precedeva l'accampamento di Israele cambiò posto e passò indietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò dietro. Andò a porsi tra l'accampamento degli egiziani e quello di Israele. La nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte. Così gli uni non potevano avvicinarsi agli altri durante tutta la notte. Allora Mosè stese la mano sul mare. E il Signore, durante tutta la notte, risospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto. Le acque si divisero. Gli israeliti entrarono nel mare sull'asciutto, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. Gli egiziani li inseguirono, e tutti i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro di loro in mezzo al mare. Ma alla veglia del mattino il Signore della colonna di fuoco e di nube gettò uno sguardo sul campo degli egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri, così che a stento riuscivano a spingerli. Allora gli egiziani dissero: fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani. Il Signore disse a Mosè: stende la mano sul mare, le acque si riversano sugli egiziani, sui loro carri e sui loro cavalieri. Mosè stese la mano sul mare, e il mare, sul far del mattino, tornò al suo livello consueto, mentre gli egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l'esercito del faraone, che erano entrate nel mare dietro a Israele. Non ne scampò neppure uno. Invece gli israeliti avevano camminato sull'asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra.
In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani, e Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro Mosè. E il popolo temette il Signore e credette in lui e in Mosè suo servo. Allora Mosè e gli israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero: cantiamo al Signore un canto nuovo, egli ha fatto meraviglie. Cantiamo al Signore un canto nuovo, egli ha fatto meraviglie. Voglio cantare al Signore perché ha mirabilmente trionfato. Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare. Mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. È il mio Dio, lo voglio lodare. Il Dio di mio padre, lo voglio esaltare. Signore è un guerriero, Signore è il suo nome. I carri del Faraone e il suo esercito li ha scagliati nel mare. I suoi combattenti scelti furono sommersi nel Mar Rosso. Gli abissi li ricoprirono, sprofondarono come pietra. La tua destra, Signore, è gloriosa per la potenza. La tua destra, Signore, annienta il nemico. Tu lo fai entrare e lo pianti sul monte della tua eredità, luogo che per tua dimora, Signore, hai preparato, santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato. Il Signore regni in eterno e per sempre. Dio, anche ai nostri tempi vediamo risplendere i tuoi antichi prodigi. Ciò che facesti con la tua mano potente per liberare un solo popolo dalla oppressione del Faraone, ora lo compi attraverso l'acqua del battesimo per la salvezza di tutti i popoli. Concedi che l'umanità intera sia accolta tra i figli di Abramo e partecipi alla dignità del popolo eletto. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria, gloria in excelsis Deo.
Preghiamo. O Dio, che illumini questa santissima notte con la gloria della risurrezione del Signore, ravviva nella tua famiglia lo spirito di adozione, perché tutti i tuoi figli, rinnovati nel corpo e nell'anima, siano sempre fedeli al tuo servizio per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a lui, a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. Lo sappiamo, l'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con lui affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti, chi è morto è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti, Egli morì e morì per il peccato una volta per tutte. Ora, invece, vive e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. La destra del Signore si è alzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morrò ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un grande terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura. So che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto, infatti, come aveva detto, venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli, è risorto dai morti ed ecco, vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto. Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: salute a voi. Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea. Là mi vedranno. Parola del Signore. In questi giorni più volte abbiamo avuto modo di vedere il Santo Padre e anche di sentire la sua voce, la sua commossa voce, per manifestare la sua presenza e anche il conforto spirituale in questa circostanza particolare che ci coinvolge. Certamente abbiamo avuto modo di sentire come il Santo Padre è stato vicino e ha ricordato le persone sole, ha ricordato gli anziani, i sofferenti, ha ricordato anche tutte quelle persone che soffrono, particolarmente negli ospedali, le persone che negli ospedali si prodigano con generosità e al di fuori altrettanto, con altrettanta generosità. Ha ricordato anche le persone che vivono nella ristrettezza economica, le persone che hanno paura per queste realtà che stiamo per vivere, e in pratica ha fatto sentire quella voce che oggi il Vangelo ha proposto per mezzo dell'angelo e per mezzo del Cristo. Vogliamo, sono tre le immagini che possiamo ricordare e fissare nella nostra mente avendo ascoltato questo Vangelo. La prima è proprio quella della tomba e risulta vuota, una tomba che richiama la sofferenza, che richiama il dolore, che richiama la morte, ma questa tomba all'occhio delle donne che erano lì per compiere gli atti propri della sepoltura, agli occhi di queste donne questa tomba risulta vuota. E un'immagine che in questi giorni noi stiamo vivendo con tanta tristezza, ma è un'immagine che di certo deve essere superata con gli occhi della fede e con la speranza, che appunto deve essere una realtà importante per la nostra vita. Il Papa
questi giorni più volte e ha ricordato proprio questo, di tenere viva questa speranza, questa luce che deve illuminare il nostro cuore, deve illuminare la nostra mente, il nostro spirito e deve guidare anche tutta la nostra persona. C'è un'altra immagine che il Vangelo ci ricorda, che è proprio quella, questo angelo che invita a non aver paura, quindi ci ricorda come il Cristo risorto risorge perché ha coinvolto in questa risurrezione, ha coinvolto tutti noi, ha vinto la morte e in questa vittoria noi non siamo al di fuori, siamo compartecipi e condividiamo questa realtà. E una terza immagine che il Vangelo ci ha ricordato è questo richiamo alla Galilea, alle donne, chiede di andare in Galilea, chiede di annunciare ai discepoli appunto questo incontro, proprio per avere questo sostegno del Cristo che è risorto da morte. L'incontro con Gesù in Galilea vuol dire che questo incontro non appartiene soltanto ai discepoli, appartiene qui a tutti quanti noi, perché a tutti il Signore ripete proprio quell'invito che il Vangelo ha riproposto: non avere paura, di non temere, ma di avere fiducia nella sua opera. Fratelli carissimi, per mezzo del battesimo siamo divenuti partecipi del mistero pasquale del Cristo. Siamo stati sepolti insieme con Lui nella morte, per risorgere con Lui a vita nuova. Ora, al termine del cammino penitenziale della Quaresima, rinnoviamo le promesse del nostro battesimo, con le quali un giorno abbiamo rinunciato a Satana e alle sue opere e ci siamo impegnati a servire fedelmente Dio nella Santa Chiesa Cattolica. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e a tutte le sue seduzioni. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Dio Onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatti rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia in Cristo Gesù nostro Signore per la vita eterna. Fratelli e sorelle, in questa veglia pasquale leviamo al Padre le nostre suppliche affinché la speranza nel Cristo risorto illumini i nostri passi. Diremo: Padre, sostieni la nostra speranza. Per la Chiesa, perché annunci la lieta notizia del Signore crocifisso e risorto,
attraverso una testimonianza gioiosa e credibile. Preghiamo. Per le famiglie, perché l'amore autentico fortifichi il rapporto genitori-figli in modo da superare insieme le difficoltà e gli ostacoli. Preghiamo. Per coloro che sono provati dalla sofferenza, perché nella fede del Cristo risorto trovino conforto e speranza. Preghiamo. Per la nostra comunità, perché la luce della Pasqua guarisca le nostre ferite e vivifichi la nostra fede per essere testimoni gioiosi del Signore risorto. Preghiamo. O Padre, con la Pasqua il peccato e la morte sono stati sconfitti. Donaci sempre la Tua grazia, sostieni la nostra speranza, mantieni viva la nostra fede. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, Signore, le preghiere e le offerte del tuo popolo, perché questo santo mistero, gioioso inizio della celebrazione pasquale, ci ottenga la forza per giungere alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Signore, e soprattutto esaltarti in questa notte nella quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. E Lui è il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo, e Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'infusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore, egli offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. E qui convocata nella notte gloriosa della risurrezione del Cristo Signore, il suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Guglielmo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà.
che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Preghiamo. Infondi in noi, o Padre, lo spirito della tua carità, perché nutriti con i sacramenti pasquali, viviamo concordi nel vincolo del tuo amore. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. In questa santa notte di Pasqua, Dio Onnipotente vi benedica e vi custodisca nella sua pace. Dio, che nella Pasqua del suo Figlio ha rinnovato l'umanità intera, vi renda partecipi della sua vita immortale. Voi che dopo i giorni della Passione celebrate con gioia la risurrezione del Signore, possiate giungere alla grande festa della Pasqua eterna.